Un abbraccio forte a tutti cori su TGS e su RTP sta per cominciare una nuova divertente puntata con le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa. E quest'anno abbiamo dei partners d'eccezione, i supermercati Sisa, dove potete fare sempre la spesa con un grande sorriso, in modo simpatico e conveniente. Tant'è vero che la loro carta fedeltà si chiama Sorrisi Card e io avrò il piacere di seguire tutte le puntate in compagnia di un personaggio davvero molto speciale. Seguitemi perché voglio presentarvelo. Ma che meraviglia! Eccolo qui il nostro sisolo in carne ed ossa, pardon, in foglie, rami, tronco e radici, perché sisolo è un meraviglioso albero, l'albero dei supermercati Sisa. Tutto bene, sisolo? Sei pronto per divertirti con me, col signor Litterio e con tutti noi? E allora, sta per cominciare la nuova puntata con le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa. Buon divertimento e buona visione con tutti cori in compagnia di Sisa. Buonasera e bentrovati. Sapete come si dice: chi trova un amico trova un tesoro. E non è un modo di dire, perché poi è davvero così. L'amicizia è alla base dei rapporti umani, no? Almeno di quelli buoni, di quelli veri, teneri e sinceri. Sicuramente chi segue da tempo le nostre avventure lo sa, il signor La Rosa e il signor Litterio sono molto amici. Io amo molto Litterio Scalisi, gli voglio bene, cerco anche di aiutarlo in questa nostra sitcom con le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa. Ho anche accolto a casa mia il signor Litterio Scalisi, che ha avuto una piccola disavventura familiare, e proprio in questa puntata la nostra amicizia diventa ancora più forte, ancora più radicata, per cui mi piace presentarvela, perché si parlerà proprio dei buoni rapporti di amicizia, che poi possono anche diventare rapporti di parentela, rapporti anche tra coniugi, insomma rapporti tra amici. Ecco, rapporti umani, i buoni e sani rapporti umani. Peraltro la puntata, lo leggo nel nostro copione, ci porterà nel 1492, cioè ci riporterà indietro sino alla scoperta dell'America, perché Litterio Scalisi, signore e signori, si incontrerà con Cristoforo Colombo, impersonato da Rosario Marco Amato. Non vi dico altro. Buon divertimento, buona visione e siate felici. Dove era mia moglie? E chi era? Una cinghiala nera del letto. No. Vede, signor Litterio, secondo me le cose si possono fare in due modi: con la testa e con il cuore. Chi sarà? L'ospite speciale? Orazio Spampinato. Beh. Molto piacere. Beh. Buongiorno, signor Litterio, buon lavoro. Signor Litterio, che succede? Che se ne è accorto veramente. Lei sta piangendo? Sì. Perché? No, niente, si preoccupi. Stavo tagliando la cipolla prima di là, che devo preparare il soffitto perché devo cucinare, perché devo fare anche tutte cose io, devo cucinare, devo spazzare tutte cose io. Su, via, signor Litterio, dica la verità, lei è malinconico. Che significa? Vuol dire che lei è triste. Sì. Ma perché? Perché, signor La Rosa, perché io mi rendo conto, sa? Mi rendo conto che questa casa è piccola per due persone, è troppo piccola. Ma lei non si deve preoccupare, deve stare tranquillo. Ma troppi sacrifici, signora Rosa, è piccolo, io lo capisco che... No, lei non si deve preoccupare. Lei deve stare qui tutto il tempo che vuole, lei non se ne deve andare, eh?
Io? Certo, lei. No, io pensavo che se ne andava lei. Ah, questa è casa mia e me ne vado io. Ma vedi, guardate, guardate, l'amicizia. Perché per un amico non sacrifico di niente. Non siamo... Ah, quindi questa è casa mia e vado via io. Ma che ci sto domandando? La luna ci sta domandando. E comunque non si preoccupi. Meno male. Non si preoccupi. Perché? Cioè, non è questo il motivo. Anzi, signora Rosa, io a lei ci devo dire grazie. Meno male. A lei ci devo dire grazie che mi ha raccolto qui in questo... Come mi ha raccolto no, lei. No, mi ha accolto. Mi ha accolto lei in questa casa che mi ha dato un tetto sotto i piedi di una sulla casa. Testa, sulla testa, se va bene, comunque sì. Sulla testa, che ho conosciuto la signora Nadia. Qui ho conosciuto la signora Nadia. Ho conosciuto... La mia marcia c'è sempre. Chi? Lo scongiuruto sconclusionato di Orazio. Vabbè, questo abbiamo come portiere, dai. Quello, ho conosciuto il professore Silvano, che è pesante, signora Rosa. È pesante quando comincia a parlare di storia, di letteratura. Che è rappresentato per me come una specie di famiglia allargata, visto che la mia famiglia mi ha dato un calcio. Comunque, signor Litterio, lei può stare qui tutto il tempo che vuole. Grazie. Piuttosto adesso mi metto a lavorare perché ho perso anche un po' di tempo. Grazie, signora Rosa, grazie. Lei ha ragione. Però quando ci sento dire a lei che deve mettersi a lavorare, non lo... Ma mi vengono di cognate di ridere, ma proprio di ridere cuore. La smetta, mi lasci lavorare piuttosto. E insiste col lavoro. Permesso. Signora Rosa. Buongiorno Orazio. Buongiorno signor Letterio. Di Bale. Buongiorno, si parlava proprio di voi. Buongiorno Silvano. Buongiorno signora Rosa, era tornata a salutarla e a donargli i libri che mi aveva gentilmente prestato. Grazie professore, lei è sempre molto gentile, le dico anzi che la mia libreria è sempre a sua disposizione, venga quando vuole. Grazie, gentilissimo. Io ho preparato il caffè e ho sfornato dei biscotti che sono buonissimi. Caro signor Litterio, questa volta le devo dare ragione, l'amicizia è davvero preziosa. E tutti noi diventiamo una grande famiglia. Bravo, signora Rosa, è quello che ci ho insegnato che sempre io a lei. Bravo. Buongiorno a tutti. Buongiorno, signorina Nadia. Buongiorno. Ciao, Viola. Ciao, Violetta. Buongiorno, Nadia. Ciao, Viola. Nadia, lei è arrivata proprio in tempo per la pausa caffè. Sì, c'è il caffè che è caldo. E i biscotti li ha sfornati ora lui? Sì, li ho appena sfornati i biscotti, sono buonissimi. Vuoi due biscottini? Sì, grazie. Tieni. Come sono? Buonissimo. Vedi, li ho appena sfornati, te l'ho detto, sono bravo a fare i biscotti. Veramente, Orazio, tu sei veramente una sorpresa che dove ti toccano suoni. Trin-don! Sì. Principale, queste cose me le ha insegnate mia madre. Io so fare i biscotti, so fare il pane, so fare molte cose. So fare. Sì, 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 bravo, sì. Orazio, lei è proprio un uomo da sposare. Sì, anch'io, sa, signora Nadia, so fare tante cose. Lavo, stiro, cucino, faccio anche la biancheria. E io invece sono bravissimo a fare le lasagne. Ti piacciono le lasagne? Sì. Perfetto, così domenica le faccio per tutti, le faccio. Allora, domenica le sforna. Prima le informa e poi le sforna. Ha ragione la signora Nadia. Lei è un marito perfetto. Anch'io, sa, faccio le pulizie. Lavo per terra, passo la cera, tolgo la polvere dai lampadari. Meno male, professore, perché io pensavo che lei dava la cera al lampadario e poi spazzava nelle pareti e toglieva la polvere da terra. No, scusa, siccome si stava parlando di aspiranti mariti, sono intervenuto. Dico. Ah, ecco. Però lei come li ha elencati, pare che c'ha un'impresa di pulizie, dalla cera alle pareti, spazza i lampadari, spolvera per terra. No, solo per questo, ma anche io al mio paese, sai? Ah, sì? Il mio paese, io mi facevo le pulizie, e gli animali domestici, che abbiamo le galline, i galli, abbiamo i maiali. Il mio paese è piccolo, siamo 128 abitanti, 128. Che quando la squadra di pallone se ne va a giocare fuori casa e noi ci andiamo tutti all'ingresso del paese, ci mettiamo un cartello, torniamo subito perché non resta più nessuno. Certo. Un paese, il nostro è un paese che è rimasto antico. Sì,
No, come se siamo ancora ai tempi dei Borboni. Borboni. Esatto, ai tempi dei Borboni. No, sì, signor Lettieri, giusto dice signor Rose, Borboni. Bricconi, dei tempi dei Bricconi. No, Borboni. Oh, siamo rimasti due secoli indietro, fremmi proprio. Senta, signor Litterio, visto che qui c'è la piccola Viola, perché non le racconta com'era la vita al suo paese quando lei era un ragazzino? Quando ero bambino io, cara Viola, che tu sei bambina ora e che io invece lo ebbi, erano altri tempi, noi che avevamo queste cose che tu giochi, come si chiama, quella macchinetta che quelli che corrono, alla PlayStation. Questa noi non ce l'abbiamo mai queste. Noi giocavamo per esempio col carriolo. Il carriolo, che era una tavola larga, noi andavamo nel meccanico, che non ce n'era nel paese, perché le macchine erano poche, non era come ora. Andavamo nel paese vicino che c'era un meccanico, ci dava i cuscinetti, noi ce li mettevamo di un asse di legno, ci azzeccavamo due assi, due cuscinetti, un altro asse e due cuscinetti, cioè li inchiodavamo in questa tavola con uno sterzo che tu ti pigliavi e ci lasciavamo correre delle calate. Ma ogni calata era poi una corsa da medico, certo. Perché come frenavi poi tu? Di calata come frenavi? E quindi poi sbattevi le mani, ma ci divertevamo, poi ci davano i punti, che ci usciva il sangue, ma ci divertevamo. Certo. Poi certo, non è che la pulizia come ora, che poi ci facevano la materia. Cosa? Ci facevano la materia quella gialla. Infezioni. Infezione e iniezione di penicillina, ci divertevamo veramente, ci divertevamo. Poi giocavamo a sciangatello, a zoppetto. Facevamo con gesso il disegno per terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi buttavi la pietra e con un piede solo facevi esatto. Ma giocavamo giornate intere che i ginocchi poi ci gonfiavano, certo. E ci divertevamo. Divertevamo. Poi la mamma chiamava, Litterio, arrogogliati! E la vicina che magari non ne mangiava, io dicevo, signora, mentre c'è la bocca aperta, muoviamo magari mio figlio. erano belli tempi che ci volevamo bene tutti nella famiglia. Che c'era? Fece sbocco? Fece, sì. Non c'era. Dice, ma però c'era il cortile. E tu basta che una cosa la dicevi nel cortile, che subito lo sapevano tutti i circondanti di cose. Se poi proprio tu volevi che lo sapevano tutti completamente, alla notizia ci dovevi aggiungere, però mi raccomando, comare, non lo dica a nessuno. Quello poi era proprio, che tu era internazionale, che... C'avevamo WhatsApp. Non lo avevamo questo WhatsApp, però c'avevamo il balcone, oppure chi era fortunato, c'aveva, oppure la finestra, era la stessa cosa, che si comunicava a distanza della vallata, cioè, c'era l'eco che tornava, arrivavano dopo paesi, poi la mamma dice, Litterio, mamma, non sudare! Vai di corsa a chiamare a tuo padre, una cosa, sbrigati, mi raccomando, non ti faccio la faccia così, non sudare. Ma come, ci vado di corsa, com'è che non sudo? Giusto. Com'è che non sudo? Ma ci divertevamo. Per esempio, noi altri giocavamo magari al pallone, ma prego, siccome sto parlando al pubblico, il pubblico di solito è seduto. Prego, accomodatevi, signori, accomodatevi. Vieni qua, Viola, più vicino a me. Tu devi sapere che noi altri, quando io ero piccirillo, che ero bambino, giocavamo a pallone, però non il pallone, chi l'ha accattato, quale pallone, quello di cuoio, c'era quello di gomma dura, quello di gomma... No, noi altri il pallone ce lo facevamo noi, ce lo costruivamo noi, con le camere d'aria ci staccavamo la valvola, perché la valvola era di ferro, ci dava un...
un calcio nella valvola, ci toglievamo la valvola e mucchiavamo tutta la camera d'aria, la facevamo tonda e poi di sopra 3-4 strati ci passavamo di stoffa, e stoffa attaccata a vita, e poi la legavamo con lo spago di tutte le tante direzioni e ci facevamo partite, non come ora. Ora i piccinini se ne vanno alla scuola calcio, che è inutile per i bambini, molto utile per i genitori invece, perché i genitori là si fanno amicizie, si incontrano, si frequentano, litigano, a pugni certo, si strammano le famiglie, perché poi quello conosce la mamma di quel bambino, ma che bella mamma, il bambino è bello, gioia, ma mamma è più bella, quello conosce il papà, il piccinino è bello, ma il papà è più bello di... E le nostre mamme, signora Rosa, tutti abbiamo una mamma, la mamma è certa, pater incertum, le nostre mamme, che donne. Il risparmio e il riciclo lo hanno inventato le donne, le mamme del dopoguerra, negli anni 50, non si buttava niente, non c'avevamo niente, ma quel poco che avevamo doveva durare. Io per esempio ho scoperto che avevo 18 anni che le scarpe si vendevano nei negozi, e chi sapeva? Ma non lo sapevo, io le scarpe che avevo avuto fino a quel momento erano che venivano da mio padre che si lavava e passavano a mio fratello più grande, poi di mio fratello più grande si lavava e passavano a me, e così i pantaloni, e così i giacchi, e così. Poi di bambino si rivoltavano. No, non i morti dei tombi che si rivoltavano le giacche, si rivoltavano i cappotti, che, e poi si rivoltavano fino a quando un giorno, un miracolo, il pantalone parrava. Ma che mi rivolte a fare? Non lo vedi che ho diventato trasparente? Quali giocattoli? I giocattoli ce li facevamo noi altri, che c'erano, i giocattoli non si vendevano. Pigliavamo i tappi delle bottiglie di birra, di cose, giocavamo a chi andava più vicino al muro o chi faceva il centro della mattonella, queste cose qua. A carne, il mangiare a carne. Io che sapevo che esisteva la carne? No, mi pare che il giorno della prima comunione mio padre piglia e portava le fettine di carne. Madonna, io restai impressionato prima, perché mi sembrava una cosa... quando avanzava la fettina di carne del mercoledì, il giovedì diventava cotoletta, si impanava e si faceva la cotoletta, e se avanzava il venerdì diventava polpettone, si tagliava pezzi, si impastava e si faceva la polpetta, e si avanzava perché non la potevi mangiare più. Il sabato o la domenica diventava ragù, si buttava in mezzo al pomodoro, si arrumanava e avvelenamento, poi intossicazione. ne divertevamo davvero, era bello il monte, l'acqua. Oggi l'acqua che deve essere che andare alla bottiglia, tutta l'acqua del rubinetto avevamo. E quando era difficile arrivare nel rubinetto, ci attaccavamo alla cordina, il tubo di gomma, a 6 metri, quello bevo, e poi ce la buttavamo nella faccia, ci bagnavamo tutti, che poi ci veniva a bronchite. Ne divertevamo per davvero. E poi c'erano le privazioni, non c'era niente. Signora Rosa, aprivi la credenza e chi c'era? Niente, il desetto del Sarara, non c'era niente. Oggi tutto si fa un'analisi, mi hanno il polisterolo del sangue, le piastrelle tutte strammate, il zucchero del sangue, il grasso del sangue. Ma che si conservavano? Le cose del sangue si conservavano. Oggi si conservano i sangue. Noi ai miei tempi, ma manco il sangue quasi c'avevo. Via che se ti tagliavi, avevo aspettare 5 minuti prima che arrivava il sangue. Anemici. I globuli rossi, tanti, i globuli rossi così, tanti. I globuli rossi erano anemici, ogni globulo bianco tanto così.
Cara Violetta, tu devi sapere che per ogni cosa che abbiamo ora, un traguardo raggiunto, un privilegio, una comodità, per tutto dietro queste cose ci sono anni di privazione, di sacrifici e di miseria. Così. Va bene, Viola, andiamo di là a finire i compiti. Cos'è che devi fare? I viaggi di Cristoforo Colombo. Ah, sì, sì, i viaggi di Cristoforo Colombo, la scoperta dell'America. Io sono molto preparato. Se volete, vi posso dare anche una mano di aiuto. Sì, sì, mamma, per favore. E va bene. Però solo un po', perché i compiti li devi fare da sola. Va bene. Andiamo su. Cristoforo Colombo, la principessa Isabella di Castiglia, la partenza da Palos, il comandante Pinzon e le tre caravelle. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. E poi un'altra cosa importante, il grave errore di cercare l'Asia e trovare l'America. È la storia, la storia. Comunque, vi saluto e grazie per il caffè. Arrivederci, vado ad aiutare la signorina Nadia. Santo Dio, è pesante il professore. Eh sì, ha ragione, in effetti è un po' petulante. Petulante e pizzolente. Io devo dire la verità, io starei ore e ore ad ascoltare il signor Litterio, perché quando lui racconta le cose proprio io mi emoziono. Le vivi? Le vivo, sì, le vivo. Vabbè, adesso io vado, con permesso. Con permesso. Orazio. Sì. Un vassoio. Orazio, a tazzina. Mamma che imbranato, va. Con permesso. Comunque, signor Litterio, è stato bello ascoltare queste sue esperienze antiche, le esperienze del paese, però si è fatto tardi e io vado a lavorare. A dopo. A lavorare, sì. Ah, mi fa venire di ridere come ci sento dire a lavorare, ma ce lo vorrei conoscere io, il lavoro, ci farei le piramidi, ci farei costruire io. E allora sì, che lui poi capisce che cos'è lui. Che bello, tutto a colori, che bello. Mamma, ma ci ho delle capacità che paro normale, è una cosa... Ma se io sapevo che avevo queste capacità, ma quanti soldi risparmiavo che non andavo al cinema, che non andavo al teatro, non ci sono andato mai nella mia vita. Anche la televisione, non me la compravo la televisione. Ma io sto pensando, ma cosa, perché se ho questi poteri, che se mi concentro faccio anche il sogno che voglio io, Se mi concentro, che mi concentro, che voglio, che penso, che voglio, che penso alla Ferilli, Sabrina Ferilli, Sabrina Ferilli, Sabrina Ferilli, Sabrina Ferilli! Hola! Orazio, ma com'è che rompi anche in dei sogni, rompi? Chi è questo Orazio? Io sono il comandante Pinzon. Ah, ti hai messo in pensione, bravo, ci arrivaste a quota 100, bravo, così giovane ti metti in pensione. Mi nome è Martin Alonso Pinzon e sono il comandante della flotta marinera di Sua Maestà. Acchiappiamo, trattato comandante. A tu a me mi dovessi dare i diritti di prestigio e di importanza che ti ho dato io. Non comprendo? Ma che mi comprendo io? Mi comprendo. Ma tu è che te lo dovevo dire che tu dovevi incontrare Giulio Cesare? Ma te che te lo dovevo dire che dovevi incontrare Paracco Robin Hood? Sì, che stavo anche morendo in sala operatoria. Questo è vero, ma può succedere, due, tre cose ti risultano, una no, è la vita che... También. E stiamo qui per un'altra ragione importantissima. Questa ragione importantissima. Ma qui è, no, sei in pensione, ho capito, sei in pensione, che è importantissima. Devi incontrare Isabella. Ma non è Isabella, Isabella. Mi vuole incontrare Isabella. Questa è Isabella, ma qui è Isabella, pare che è Belino Rodriguez, qui è Marie Monroe. Qui Isabella è di Castiglia. Io conosco. Io conosco mia cugina Graziella Dopaisi, Silvana di Randazzo e Mariella di Bronte. Questa Isabella. Isabella la regina. Isabella la regina. Orazio. Pinzon.
sei in pensione, basta, l'abbiamo detto, istruisciti. La regina si chiama Elisabetta, che lo sanno che anche i bambini. Oh. Quella è un'altra regina, qui siamo in un'altra epoca, un'altra nazione. Ma dove siamo qua? Te l'ho già detto, a Castiglia. La bella di Castiglia, che tutte la voglio nessuno se la piglia. Quella è la bella di Siviglia. E che è distante Siviglia di Castiglia? Ha un battito di ciglia, giusto un paio di miglia. Un battito di ciglia, viva la mamma. E viva la figlia. E noi ci abbiamo una cosa che... Senti, ti offende se ti dico una cosa? Se io ora mi sveglio e t'ammazzo, perché mi sta sembrando un sogno piuttosto un poco sconclusionato questo... Un sogno stupidino, mi Ah, basta, sembra. Basta, basta! No, io voglio la ferilla. No, oh, Isabella, se vuole incontrare, ti deve affidare una missione molto importante. Ma chi? Che molto importante? Chi? Una missione. Una missione? Mi devo fare missionario, mi devo fare prete, devo andare dalla missione? Ah, eccola che sta arrivando. Ci incontriamo al porto. E dov'è il porto? Di Frontes. Oh, Frontes di porto? Comandante Diterius, buenos dias. Buenos Aires, signora Nadia, mi scusi, l'abitudine. Io sono Isabella. Isabella di Siviglia? No, de Castiglia. De Castiglia? Mm-hmm. Viva la mamma, la nonna e la figlia? Faccio rime io. E tu, molto grazioso. Tu eres italiano? No, siciliano. Ma por favor, por favor, es lo stesso. Come? De Sicilia, es Italia. Ma che mi sta dicendo? Con tutto che c'è lo stretto di Messina? Certo. Giuro, non ne sapevo niente. No. Tu partires con tu compatriotas e consiglierete durante los viajes. Io devo consigliare? Che devo consigliare? Che cosa devo consigliare? Tu compatriota durante los viajes. No, lo viaje, lo viaje. Il viaje. No, viaje, viaje, viaggio, viaggio. Durante il viaggio? Ma di durante... che viaggio stiamo parlando? Il viaje è un viaje molto, molto difficile, ma molto, molto importante. Scusi, mi perdoni, molto, molto difficile, molto, molto importante. Io mi scanto che ho paura che muoio. Ma di che viaggio stiamo parlando? Ma come, come, quale viaje? Ma lo viaje nel nuovo mondo. Nuovo mondo? E che viaggio è? E con chi viaggio devo fare? Voi partirete nell'ultimo barco. Ultimo barco? O per barco? Perché l'ultimo barco? Viaggerete nella terza arte della stessa classe. Terza? Della stessa classe. Terza nave della stessa... Ma santo Dio, mi pare di afferrare che non abbiamo manco soldi più un biglietto di seconda classe. Come si chiama? Maledizione? Maledizione, che non ci viene, non ci viene il nome. A Caravela? Ah, grazie, c'è la bocca un po' camara. Se c'è all'Eucalipso oppure alla mente. Caravella. Barco, caravella. Oh, per bacco, la caramella, mi dà la caramella per bacco, che c'ho la bocca amara. Santa, la Santa Maria. Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vamos, los viajes sta per cominciare. Signora Nadia, e la caramella all'eucalipto, alla menta. Ma io non sono pronto, io mi devo fare la valigia e che ci devo mettere due paia di mutande che un paio di cosette, di cassette, di... Come? Ma perché? Oh, io mi sveglio, ammazzo tutti. Questo è un sogno sconclusionato. Ma che bello! Ma che bello all'aria! I pesci in del mare, gli uccelli in del cielo! Oh, che bello! Ma come? Ma che sogno bello! Che vedo arrivare di lontano! Oi, Ponzo! Eccoci a bordo, comandante Litterius! Lo so, ma io ero che parlavo con la signora Nadia, che se ne stava andando, quando al lampo e stampo, pam, pam, colpo e la parola, e che mi ho trovato qua sopra! E il sogno è vostro, siamo sulla Nina! Sulla Nina? Chi è questa Nina? Non la conosco, la vorresti conoscere! Una caravella! Bella, buona, se me l'ha data all'Eclipse oppure al miele! La Nina è la prima della classe! Beh, sai quando era brava! Io ho la licenza media della scuola media di scuole serale e ho una scelta pratica. No, voi partirete nella terza classe. Fatta da terza classe? Oh, il sogno è mio, io se vi sveglio vi ammazzo a tutti. Non posso viaggiare in prima classe io. Santa Maria! Padre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dove vai, Panzon? E che mi lasci qua come un citrolon? Avanti, dai. Forza, sbrighiamoci, dobbiamo partire, già siamo in ritardo. Anche lui c'è, professore! Che ci fa lei qua? Avanti, forza, prepariamoci che siamo in ritardo. Saltiamo le vele. Tu, spiegami le vele. Come?
spiegami le vele. Veramente mi sta sembrando brutto. Io che sono capocariolo ce lo devo spiegare a lei che è professore. Comunque ci provano, è facile, ma manco difficile. Allora, che le vele che sono come dei grandi lenzuoli che tu li leghi che di sopra e che di sotto e servono per prendere il vento. Che quando pigliano il vento la nave cammina dice ci ho le vele gonfie. Bravissimo. Che tutto va bene. E allora facciamo così. Issa l'ancora, spiega le vele, cazza la randa e si va via. Forza che siamo in ritardo. Ma che tutto così io devo fare, professore, scusi, eh? Tutto così io, poi devo fare anche il missionario, devo fare anche il consigliere, mi perdoni, ma poi lei chi è? Forse tu non hai capito che sono io. Sentiamo, sì, questo allargamento di bocca, lei chi sarebbe? Io sono Colombo. Ma c'è la faccia, che quello c'ha l'impenetrabile bianco, tenendo Colombo, io lo conosco che mi piace. Come Cristoforo, il comandante. Cristoforo Colombo, il comandante? Esatto, infatti mi hanno dato l'ammiraglio. Beh, che vuol dire? Io sono contento che ci hanno dato la medaglia. E che dove stiamo andando? Stiamo andando a scoprire le Indie e qui siamo a Palos della Frontera. Sì? Sì. Ha preso il Palos? No, l'hanno preso i sovrani della Castiglia. Il Palos? Sì. Quasi il gol. Peccato, mi dispiace. Addio, oggi, 3 agosto 1492, le tre caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria si apprestano alla scoperta delle Indie. Delle Indie? Mm. Ah, per poi arrivare da Banna dell'altro. No! C'è stato un sbaglio, c'è stato. Quale sbaglio? Sì, no, di qua stiamo andando all'America. Ma quale America? Che cos'è l'America? Ah, vai, all'America, dove ci sono i caiubò. Che cosa? Dove c'è il dog o di Ullo. Cosa? Ha stato da libertà, che non c'è stato da libertà. No. E all'ignoranza se lo sta mangiando. Allora, tu segui il labiale, eh? Stai attento, tu guardami, non ti abbattere, tu non sei cretino. Anche se le apparenze sembrano, ma stai sbagliando i carcoli. Sì. Tu vuoi andare dell'India che sono dall'Asia, da parte di qua. No. E da parte di qua c'è l'America in domenso. Forse non ci siamo capiti. Io devo fare il giro, devo scavalcare per prendere la via dell'Asia. Sì, no, sì, tutto qua ci puoi andare, ma fino a un certo punto, perché poi trovi come se c'è stop, senza vietato, non si può più andare avanti, perché c'è l'America. Che cosa c'è? C'è l'America! E che cos'è l'America? Oh, santo Dio, com'è la... Ci sono gli indiani, ma non sono gli indiani, sono gli indiani quelli con i pini, che i piumi, i Sioux, i Cheyenne. I Cheyenne? Sì. Ha stato da libertà, conosci? No. L'otto doc che te lo mangi, lo conosci neanche? No. Oddi Ullo, manco. Oddi Ullo. Oddi? Oh, santo Dio. Joey, New York, niente. No. Ma siamo con... Non ci arrivi, perché se... Colò, come te chiamare? La geografia bisogna studiarla. Sì, ma io ho l'ammiraglia. Sì, è tono. Anche mio cugino Alfio ce l'ha l'ammiraglia. Tu, questa ammiraglia che hai tu è grossa? Abbastanza grande. Anche mio cugino Alfio ce l'ha dato un'ammiraglia tanta, perché ha vinto il torneo di bocce. Ma che vuol dire? Cretino è, cretino resta. Ora tu non ti devi abbattere. Non è che io ti sto dicendo che sei un cretino. Certo, non sei neanche una volpe, no? La geografia te la devi studiare 2 ore alla settimana. Sì, ma poi se non ci stiamo capendo, io non ho potuto studiare perché è mancata la corrente e poi mio nonno non si è sentito molto bene. E allora tu mi devi dire che sono un preparato, okay? E io piglio e posso capire, decido io. Vabbè, sono impreparato. Oh, ora me lo stai dicendo, me lo dovevi dire prima, non dopo, che è ora. E quando? Dopo di prima. Va bene, prima di dopo. Prima di dopo. Ecco, vedi che ci siamo capiti. Va bene, la prossima volta stai attento, ora ti faccio la faccia così, va bene? Va bene. Oh. Ora ci sono i patati. I patati. Patati. America ci sono i patati. Ma che cos'è sta America? Io non lo capisco. Va bene, vattene per la tua strada, vattene per la tua strada. Ti saluto. La storia non esiste.
signor Litterio. Signor Litterio. Oh, signor Litterio. Che? Chi lei? Che voi? Non mi fate te male, chi è? No, 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 io sono il signor La Rosa, io sono, io sono. La Rosa. Come sempre lei ha sognato. Abbiamo scoperto l'America. Scusi la considerazione ovvia. Qui è orbo. No, 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 non è orbo nessuno. La considerazione era normale, classica, no, insomma, no, giusta. No, no, volevo dire che mi ho insonnato, che scoprivamo l'America per davvero. Voi? Me, con le tre navi, signor La Rosa. Ah, le caravelle. Le caramelle. No caramelle, le caravelle, sì. C'è la Santa Nina, la dipinta, la Santa... L'aiuto io, la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Sì, queste erano le caravelle, sì. Ma un sogno, signor, un viaggio avventuroso che c'era, che Orazio. Orazio, c'era, che era in pensione e faceva in mezzo marinaro. Orazio. Manco ce lo volevano fare, che è troppo cutto. No, Orazio marinaro. Era così. Sì. Ora, poi c'era la signora Nadia che faceva Isabella di Castiglia, che in un battito di ciglia diventa bella lei la madre e la figlia. Quindi faceva anche rima. Faceva anche rima. E poi c'era il professore Silvano che faceva il tenente Colombo. Lui. Sì. Ma mancava lei, ora che ci penso. Ah, questa volta io non c'ero. Forse perché mi ha svegliato troppo presto. Può essere. Perché lei è come il pepe, che poi lei c'è sempre, ci entra sempre. Che io sono sicuro che mi sfondavo di un angolo o che di una porta che uscivo da un portuccio. Ma perché le dispiace? No. Ah, meno male. Io a lei la considero, la stimo, l'amicizia e la voglio bene assai, signora Rosa. Anche perché io sono ospite suo a casa sua. Ma certo. Non è che posso dire diversamente. Quindi lei deve essere, come dire, concentrato su quello che dice. Lei chiama il maresciallo e mi fa buttare fuori. Lei è sostenuto. Lei è sostenuto. Bravo, bravo. Come io a lei l'ho sempre sostenuto davanti alle bocche di tutti. No, di tutti. Sostenuto, nel senso che è convinto in questo caso. Ma perché lei si è offeso? Ma no, per carità. Immagino, va bene così. Dopo 25 bene. Anni, signora Rosa. 25 un'amicizia anni. Lunga, lunghissima. Ma lo voglio bene. Signora Rosa, dopo 25 venga, anni, venga, dopo 25 venga, anni venga, uno si affeziona. Anche a un mal di denti, che ma fa? Lo abbandona. Ma come stava dicendo una cosa bella, alla fine mi ha paragonato ad un mal di denti. Ho detto una cosa bellissima. Ho detto che se anche lei sarebbe un terribile mal di denti. Fosse. È un paragone che porto. Se lei sarebbe un se lei fosse. Fosse, non è che se vuole che è un mal di denti. Tra i verbi, i congiuntivi, insomma. Ecco. Io lo sopporterei lo stesso. Vabbè, d'accordo. Comunque, se fosse un mal di denti. Del resto, la nostra amicizia, lei lo ha detto, dura da 25 anni, abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo girato per il mondo. Grazie a lei, se no io che potevo. Io signora Rosa, prima di conoscere a lei, che maledico quel giorno. Ma come lo maledice? No. Oddio mio. Lei vede che si contraddice, perché lei si contraddice. Perché mi esprimo male. Io volevo dire che maledico tutto quello di giorni prima che di conoscere a lei. Bravo. Io avevo difficoltà magari a fare un biglietto dell'autobus o il biglietto del treno. Mi ha tremato tutto. Ma lo sa che mi ricordo questo suo aneddoto? Che è un bell'aneddoto. Bell'anello? L'anello. No, questo suo racconto, questo suo fatto, io me lo ricordo la prima volta che lei fece il biglietto. Quando me ne dovevo andare a Roma. Esatto, a Roma. Lei mi sta facendo fare un tuffo proprio nel passato. Ah no, a mare, ecco, un tuffo nel passato. Perché me lo ricordo come se fosse domani. Ah, quindi insomma ancora deve avvenire. Quando mi arrivò quella lettera a casa. Di chi? Del grande maestro di cinema italiano, un grande regista. E chi era, scusi? Come si chiama? Chi? Santo Dio. Che regista era? Quello non lo ricordo questo. Quello che fa quello con la faccia, che sta sempre col cappello, con sigaro in bocca. Ah, quello che fa film coscione. Bravo, i suoi film. Nei suoi film ci sono belli coscioni. Me lo ricordo bene, Tinto Brass. Tanto grasso. No, tanto grasso. Tinto. No, se è tinto non glielo so dire, perché io poi manco ci parlai, sono al telefono ci parlai. Ma che c'entra? Non è che è tinto, si chiama Tinto. Scusi, lei come si chiama? Litterio. E lui si chiama Tinto. Di nome. Di nome. Sempre? Sì. Anche da bambino? Anche da bambino.
tinto. Da bambino e da adultero, sempre. No, adultero, che tradisce, che c'entra. Anche da adulto o da bambino si è sempre chiamato tinto. E lei ce l'ho davanti agli occhi, questo bimbo piccolo, sembra con da faccia un po' prima che gioca alle nocciole per mettere nella fossetta. Un bimbo paffutello. Paffutello, sì. Che gioca così a satterello, a zoppatello. Gioca come fanno tutti per i bambini. I bimbini, sono mamma, tinto. Tinto, sì. Arrivederci, che ora di mangiare. Ah. E i compagni tutti arrasati. Ma perché? Se si chiama Tinto, scusi. Un nome strano. Lei si chiama Litterio, io mi chiamo Salvo e lui si chiama Tinto. Questo, vabbè, questo mi scrivesse, mi scrivò. Oh, oh, oh. Oh, oh, che oh, oh. Mi scrivò. Oh, scrivò. Mi scrisse una lettera. Oh, vabbè. Mi scrisse una lettera dove c'era scritto che mi dovevo presentare a Roma. A Roma. Gregge signore. Ah, era rivolto alle pecore, che è gregge? No, a me. Scusa, lei ha detto gregge. E c'è scritto nella lettera, direi che ha sbagliato anche lui, no? E gregge e signore. Allora, è egregio signore. Va. Egregio signore, sì. La prego di presentare, dopo averla vista. E resistito, la preghiamo di presentarsi a Roma a tale giorno, a tale ora, sì. Che ci dobbiamo fare un provino, che è a memoria. Un provino? Che se va bene la facciamo lavorare in decina. Per vendere gazzose. A vendere gazzose. Sì. Come vendere gazzose? Scusi, lei che deve andare. Quello a fare... Quello è un grande regista, mi chiama per vendere gazzose, per fare l'attore. A lei? A me. Cioè, lei fa l'attore. Perché ci deve dire cose? Non lo so, non però... Non sono di suo gradimento? No, per carità, ma lei fa l'attore. Fa l'attore. Vabbè. Che ci dobbiamo fare all'attore. Tutto pagato. Tutto signor. Pagato. Nella lettera c'era scritto tutto pagato. C'era scritto un numero che io ci dovevo dare, quel numero, e io dicevo, ma signor La Rossa, ma no, viaggia, bevo, ristoranti, bar. Io basta che presentavo poi lo scontrino e mi rimborsavano. All inclusive. No. In Italia, a Roma, io viaggio fino a tutto pagato. E il treno, la bag, il ristorante, il chiosco dei bibiti, il caffè, tutto pagato. All inclusive. Non ce lo so, non lo capisce lei. Ce lo devo dire in lingua straniera. Io che avevo cosa? Tutto pagato. Ho capito. I viaggi, i biglietti, il treno, la bag, il ristorante. Tutto pagato. Quindi all inclusive. Che minchia è questo all inclusive? Per carità, all inclusive vuol dire tutto pagato. In che tutto lingua? Tutto pagato, in inglese, lingua anglosassone. Lei non è anglosassone. Se è una mala parola c'è lei. No, no, vuol dire lei conosce la lingua inglese? No. Allora, vabbè. Era all inclusive. Tutto incluso. Tutto all incluso. E allora, la mia preoccupazione, signor La Rosa, lo tocco con salute. Che tocca? Qual è stata la mia preoccupazione? Qual è stata? Perché la lettera è arrivata il giorno prima che dovevo partire. All'ultimo momento. All'ultimo momento, preparo tutta la valigia. E la valigia è buona, ce l'ho. Sì? Non c'avevo lo spago per le calla, non c'avevo. Ma perché lei è partito con la valigia, con lo spago legato? Sì, ho comprato lo spago nuovo. Ah, lo spago nuovo, certo, per essere tutto elegante. Tutto bello. Sì. E mia moglie mi ha preparato la valigia, due di quelle, due di quelle, due di quelle, due di quelle. E poi queste donne siciliane, signora Rosa. La preoccupazione è che dovevo andare a fare il biglietto. Io pensavo, ma arrivo a Catania, se c'è folla, confusione, che non... Mette che mi dicono biglietto e non ce n'è più. Biglietto e non ce n'è più. Poteva succedere. Ecco. Quindi allora, sua moglie le ha dato questa valigia. Mi fece sta valigia, mi ha dato la valigia. E queste donne siciliane gelose, senza motivo. Allora, guardi, la gelosia ci può stare, però diciamolo alle donne, non eccedete, non esagerate. Le donne siciliane sono gelose. Le donne siciliane sono un po' più gelose. Tutte sono gelose, come mia moglie. Queste donne siciliane tutte belle tranne donne. Mia moglie. Ma che dice tranne sua moglie? Non può parlare così di sua moglie. Comunque, quindi sua moglie è gelosa. Con una mano mi ha dato la valigia e con l'altra mi ha detto, lettere, non credo che te ne vai a Roma ora. Stai lì, incontri qualche bella attrice e ti dimentichi di me. Una bastonata in testa. Giusto. Bravo. Una pugnalata a cuore. Mancanza di fiducia. Mancanza di fiducia. Bravo. E io ci ho detto, guardandola fissa negli occhi. Negli occhi? Nell'occhio. Perché uno ce l'ha chiuso da natura. Quindi l'ha guardato. L'altro ce l'ha guardata sbarrato. Nell'altro. Sì.
Sesso Croce, ma tu che cosa mi stai facendo intendere? Tu pensi che io che me ne vado a Roma incontro, che so, una Falchi? Ah, Falchi, bionda con gli occhi azzurri. Elemento. Fermo, fermo. E subito mi dimentico di te. Croce. Mai, mai. Ma tu pensi che io me ne vado a Roma incontro, che so, una cucinotta? Una cucinotta siciliana, scura, di capelli, con gli occhi castani, eh? E mi dimentico di te. Mai. Mai. Ma tu che pensi che io me ne vado in Roma? Incontro, che so, una Ferigli, ecco. E mi potrei dimenticare di te, eh? Mai. 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 Disse da me vita minchiata più grossa. No, no, se lei poi dice queste cose, allora annulla tutto quello che ha detto prima. Allora fanno bene le donne perché ad essere gelose. Perché sono sincero, perché non so dire bugie. Ma allora, insomma, sua moglie è stata un po' troppo gelosa, però ci sta. Mi acchiappo sta valigia, signora Rosa, sì. Mi butto sopra la macchina parlando, sì, con rispetto. Ah. Le altre macchine sono... Catocci. Catocci. Signore, sono carretti. Eh sì, questo è vero. Sono calessi. Eh sì. Mi butto su quella macchina. Questa mi... bella 600. Mi precipito di questo precipizio, sì, che, sì, che dal lato del mio paese, lo stradone che mi porta verso Catania, sì, esagerai, signora. Ah sì? Esagerai. Io non mi ricordo se... Se ha raggiunto i 42 chilometri. 42 chilometri, pensate, 42 chilometri, velocità proprio supersonica. In dirette file, sì, naturalmente. Ah, certo. Io in da curva mi tenevo in sicurezza. Certo. Arrivavo, ma ci arrivai anche a 30 in da curva. Nella curva a 30. La macchina, ululava, siccome c'è ammortizzatore tutte scariche, sì, vado questa parte e poi che lo fa. Finalmente arrivai alla stazione, lascio correre la macchina nel parcheggio, chiamo il parcheggiatore, ci si gioia, ti rende conto di che cosa ti sto lasciando? Bravo, bravo, bravo. Non so per quanti giorni. Questo, i catanesi sono un po' commentelli. Sì, i catanesi sono un po' lisci, un po' lisci, un po' lisci. Questo mi guarda, guarda la macchina, mi fa i picchi e torna a pigliarsela. Liscio, sì, matelico, sì. Ma io ho preso un euro, uno, ce l'ho messo nella mano, l'ho zittito, ci sono messo per tutta la settimana. Bravo, bravo. Mi precipito a precipizio dentro la biglietteria, signora Rosa. Sì. Oh, non c'era nessuno. Nessuno, nella biglietteria. Colpo di... Non so, nulla. Quindi fortunato. Nudo, non c'era nessuno. Nessuno. Cioè, nessuno, manco l'impiegato. Quindi c'era solo lei. C'ero solo io. Sì. Guarda, signora Rosa, ce lo, sì, descrivo. Lei ce l'ha presente la biglietteria? Sì. Quasi tutte le biglietterie di stazione di ferrovie. Sono tutte simili. Quasi, ha ragione. Qua. Sì. Questo grande salone. Che bello. Nel centro di questo salone c'è, sì, una specie di bancone che può essere o di muratura o di legno. Dipende. Alto, sì, così. Sì, con un grande lungo vetro che separa l'impiegato da cliente. Perfetto. Ogni tanto in questo vetro c'è un puttuso così rotondo, sì, sì, che si chiama Oibò. Si chiama Oblò. Si chiama O, non c'è che questo Oblò. Ogni tanto. E di qua ci stanno i clienti e di qua ci stanno le impiegate. Perfetto, questo è io, vero. Io, signora Rosa, sì, che sembro cretino, però? Ma poi in fondo lo sono. Esatto, basta io rendersene conto. Non sono, sì, entrato. Perché dice, se io entro ora e poi un domani qua ci manca qualche cosa, bravo, dall'ufficio. Bravo, bravo. Dice, qua chi c'era? Perché c'era quel signore... Saggio. Buono, mansueto, tranquillo. No, cioè lei è stato chiedo, saggio, cioè proprio ha fatto un bel ragionamento. Bello ragionamento. Equilibrato, sì. E ho rimasto davanti alla porta. Sono rimasto. Sono rimasto. Ma non c'era, non c'era nessuno. Vabbè, come sono rimasto, poi c'è il verbo essere, va davanti. Appena viene l'impiegato, entro. Bravo. Dopo 10 minuti, sì, che aspettavo, sì, finalmente arrivò il primo impiegato da questa parte del bancone, sì, che ce lo giuro, se dico una menzogna, un signore mi deve castiare, mi devo ridurre come lei. No, senta, scusi, guardi, io non voglio entrare in polemica con lei perché le voglio bene, siamo amici da 25 anni, io sono ridotto bene, non sono nulla di che, mi per piace. Carità. Mi io piace non questo, sono nulla di che. Mi piace questa cosa che lei rifiuta la retta. Bravo. Sono... Questo è un grande segno del ma forza. Che vuol dire? Vabbè, comunque vado avanti. Signora Rosa, camminava questo. Sì. Camminava. Come camminava? Aveva delle catte e delle mani e camminava così. Ah, così, proprio lento, sciolto, dinoccolato,
tranquillo. Il salone è lungo. Ho capito, si sbrighi perché non so cosa dire, senza premura. Senza premura. Esatto. Io che ero fermo lì, sì? Come l'ho visti passare, ci ho detto, senta, scusi. Bravo. Questo si gira e mi fa, non mi posso fermare che c'ho premura. Ah, per Giuda, sempre liscio e materico. Dico, ma io che cosa c'ho, la calamita dei scemi? Purtroppo io devo dire attraio, sì. Io li attraio. Secondo me lei li attrae, sì. Basta, se n'è andato. E io rimasi sempre fermo qua. Sì. Dopo altri 10 minuti passò un altro signore, sì, impiegato. Sì. Questo camminava non male, aveva il giornale sotto la scella, camminava non male. Arrivò dell'ultimo sgabello, atto, sì, lui c'è salito, c'era il bancone, c'era lo Ibo davanti. Oblo, sì. Io disse, ora prende servizio e mi chiama. Bravo. Questo tira fuori questo giornale, lo apre, hai capito il signore? Lo appoggia nel vetro. Ah, bravo. E non si è morso più. Sì, dico, non si è mosso più. Non, cioè, si è mosso il signore più. Anziché lavorare si stava leggendo il giornale. Tranquillo. Beh, non ha tremuto, non ha... Io ero fermo qua, sì, arrivato a un certo punto, aspettai 5 minuti, che mi sono sembrati 5 settimane, certo, no? 5 minuti. Certo. E ci ho detto, scusi? 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 Da qua ci entrava e da qua ci usciva. Sì. Ma proprio che se tu ti concentravi, come facevo, scusi, si vedeva che ci... E di qua ci diceva, scusi. Ma non si può vedere, scusi. Ma le parole che fa? Si vedono, le parole si sentono. Allora, per attirare l'attenzione, piglia e fa... Bravo, un colpo di tosse, ci sta. Bravo, sì, il sole sì, si sì, gira. Sì. Poi c'è il giornale. Bravo, bravo. Si accomodi. Certo. Niente. Sembrava morto. Allora ho aumentato. Sì. Niente. Niente. E allora ho aumentato. E passa un signore, mi guarda e mi fa, che gioia, curati. Ma come? Ma si scemo. Ma come? Non lo capisce che è una tosse di attenzione. Esatto. Che era una tosse per richiamare l'attenzione. Non Bravo. Si sente che non è una tosse di stomaco. Esatto. Che è una, non è una tosse secca. Eh? Non è una tosse stizzosa. No. Io ero un stezzoto, ero io. Lei, vabbè, aveva dei gesti di stizza. Ma vabbè, a un certo punto mi preoccupai anche per lui della sua salute. Certo, perché non sentiva. Perché io disse, vuoi vedere che ci è venuto Dio ne scanse liberi un X. Ma che, e questo è rimasto. Ma che pareggio, sì, l'X, no, che è uno, X, due, un ictus. Quando, è rimasto, e allora faccio una corsa, sì, con la rosa. Sì. Qua c'era, come si chiama? Oblo. C'era l'oblo. Ci azzicco la mano, bravo, dell'oblo. Bravo. Ci calo il giornale. Sì. Era con gli occhi aperti che mi guardava così. Quindi era vivo. Era vivo. Vivo. Perché ci faccio... scusi. Bravo. C'è qualcuno? Questo mi guarda e mi fa, dice, ma perché io che ci sto sembrando trasparente? Quindi, per giunta, liscio e matelico. E allora io ci arrivo, perché io indietro non ci resto. Bravo. Cioè, siccome non mi ho chiamato e che non mi rispondeva... Sì. Questo mi fa, non ci rispondevo perché lei sta disturbando, che qua c'è gente che sta lavorando. Ah, per giunta! E giustamente io con la mia arrogazione ci ho detto, dove? Dove? Io mi fa, dove chi? Chi? Io ci faccio chi? Chi? E lui mi fa, chi? Chi? E lui mi fa, dice, lei che cosa ha detto? E io ci si, c'è qualcuno. E sono esciato e dice, dove? Dove? E ci disse, ma dove chi? E lui mi fa, chi? Chi? E ci faccio, chi? Lei che cosa ha detto? E io ci disse, c'è qualcuno? Dice, dove? Dove? E si fa, siamo stati 20 minuti a fare così. Dopo 20 minuti ha capito che quel qualcuno ero io. Mi perdoni, due cretini, due... per 20 minuti senza capire, bravo, che cosa dicevate. Tutte e sì, due cretini, ecco, ma io signora, un poco più di lui. Certo. Io un poco più proprio di lui. Proprio lei. Perché mi stavo arrabbiando. Per essere proprio giusto. Sì. Allora, questo mi fa, ho capito, oggi non è giornata che si può lavorare. Bravo. La giornata comincia male. Comincia male. Pigliavo il giornale, lo ha spiegazziato tutto ordinato e se l'è messo... Se sistemavo, signore, e ho visto che era nervoso. Nervoso. Che aveva una poco di tic. Anche. Faceva così continuamente che si alzava i pantaloni. Così, così. Poi si aggiustava la cravatta, si dava un corpo qua che si abbassava gli occhiali. Gli sì. Poi c'è il giornale, ho capito. Avanti, prossimo! Come, scusa?
nella tutta la stazione di Catania c'ero io solo. Quindi, se c'era solo lei, quale prossimo a chiamare? Ero davanti a lui, che ci dovevo dire, signor? C'era un Portuzio, il signore ci no, io. No, mai violenza, mai. No, come faccio? C'ha gli occhiali, c'ha gli occhiali, come mi faccio un passettino, eccomi qua. Questo mi guarda e mi dice, ma perché che viene lei? Come per dire, lei mi sta imbrogliando. Io ci ho detto, no, c'ha ragione. Sì. Veramente prima di me c'era questo, c'era lui, un pilastro, c'era il pilastro. Ha indicato il pilastro. C'era lui, però siccome è stato gentile, l'unico gentile, ha capito che c'ho premura e mi ha fatto passare. Va bene. Questo mi guarda e mi fa, Andric, mi fa, che cos'è che vuole? Quindi aveva i tic. E la cravatta non ne aveva! Quindi erano dei tic senza la cravatta! Non secondo io! Ta, ta, ta! Che cos'è che vuole? Non la vendisco mai! Neanche io! Cioè, guardi, se non si disturba, dovessi prendere il treno. E io mi fa. Madonna, pensai, se dobbiamo fare tutte le vocali così ci vuole mezz'ora. No, si fermava alla U. Meno male. Mi fa. Un treno deve prendere, un treno. Dice, perché che cosa voleva pigliare? Qua si può prendere solo il treno. Che cosa voleva pigliare? Per caso l'autobus su. Ma cosa incredibile. Incredibile davvero, questa mi impressionai. Ragione, certo. Mi impressionai, scusi, per cortesia, siccome sono suscettibile di impressionabile, quando parla con me l'eco ce lo può staccare? Ma che dice? E questo mi fa. Qual è? Vabbè, la balbuziente. Ci ha detto, guardi che lei quando parla ha l'ego, avanti, mi fa lui. Parliamo, che cosa vuole, dove deve andare? Ari. Così parlava. Io ci dissi, dovessi prendere il treno che devo andare a Roma, Roma. Mi impressionai, ma caro io. Certo, questo lei. Mi guarda e mi dice, ma lei che cosa mi prende in giro? Iro. E allora sai che hai l'ego, certo, quello era. Ci ho detto io. Bravo. Piglia uno specchio di blocchetto di biglietti, si piglia la penna e dice, non faccio lo spiritoso, esatto. Mi dice. Dove devo andare? Ha detto a Roma, Roma. E io ho preso lui, a Roma. Solo andato oppure andate e ritorno, orno. Ormai l'abbiamo capito. Quale orno. Sì. Andate e ritorno, punto. No, orno. Prima che mi fanno fare Catania, Roma, Catania, Catania, Roma. Non voleva rischiare, lei giustamente, giusto. Vabbè, dice, mi guarda, mi farci Cuccetti? Cuccetti, giusto, sì. Io non capisco la battuta. Dice, scusi, lei mi sta vedendo accompagnato? Dice, no. E allora, Stacetti chi è? Ma che c'entra? Questa Cetti, che la conosce, che lei mi dice Cuccetti. Ma che c'entra Cuccetti? Lui mi fa dice Cuccetti per dormire. Oh, giusto. Un momento. Che un momento. Non portiamo queste parole avanti, non ci diamo vita a queste parole, perché io con questa Cetti non la conosco. Lei che pensa che se io viaggiasse per Roma nel treno di notte, con questa Cetti che non conosco, questa Cetti dormisse? Questa Cetti dormirebbe? Starebbe sveglia con l'occhio aperto così? Tutta la notte! Ma che sta dicendo Cuccetti? Non si riferiva ad una donna di nome Cetti con la quale lei avrebbe dovuto dormire o non dormire. Sono le cuccette, comunque vada avanti. Mi fa cuccette. Lui. Io fermo che lo guardo. Io lo guardo fermo con gli occhi fermi e lui mi fa dice cuccette per dormire, è quella cosa che lei si cinfica, si addormenta e domani si sveglia che è direttamente a Roma. Quello che le stavo dicendo io, le cuccette, dove ci si corica. Avanti! I lettini. Avanti! Io avanti ero già impiccato con Bongone, non potevo andare avanti. Altro, certo. Dice, usciamo i soldi, oddio. Io prendo i soldi, oddio, li metto nel bancone,
lui esce la mano, e si suga, va bene, giusto. Poi mi ha fermato una cosa, tre minuti, mi scende un coso, pigliamelo, dai, e mi fa, dice, e ora se ne vada, così. Io pigliai il biglietto da lei, cioè, io me ne vado, ma tu, ma va, fa... Vabbè, ci sta. E me ne sono andato. Quando ci sta, ci sta. Lei ha perso la pazienza. Il primo biglietto della mia vita, una tragedia. Un aneddoto che è una tragedia. Daniela, sono già qui al supermercato Sisa e sto facendo la spesa, così come tu mi hai chiesto, per la nostra cena di Natale. Ci sentiamo più tardi. Come tradizione, ogni anno la notte di Natale noi la trascorriamo in famiglia, a casa mia, e con mia moglie vogliamo preparare una cena davvero straordinaria. Ecco perché sono qui al supermercato Sisa, dove la spesa è più conveniente e ovviamente la facciamo con tutto cuore. Seguitemi. Questo banco macelleria è davvero una meraviglia, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Buonasera, ho bisogno di un po' di preparati e 2 kg di costate. Un altro angolo meraviglioso, il bancone dei salumi e dei formaggi. La spesa è sempre completa, conveniente e soprattutto con il sorriso, anzi con la Sorrisi Card. Prego. Arrivederci. Mia moglie Daniela sarà sicuramente contenta. Auguri, buone feste da Sisa. Noi torniamo a casa. Ah, signora Nadia, se saprebbe. Se sapesse. Sì, ce lo dico in siciliano, se sapesse. Glielo dica come vuole. Beh, se sapesse, sì. Dove me l'ho insognata lei? Dove? Ma... il signor Littero vi ha sognato mentre scoprivate l'America. L'America? Sì. Bello. Ma eravamo in mezzo del mare, mamma, che dove guardavi, c'era sempre mare. Eravamo sopra le tre bacche, la Santa Nina, la dipinta. Sì, la Nina, la pinta, la Santa Maria. La Maria, sì. Questa qua. Me, e lei era la regina Isabella di Castiglia, che combatte 12 ciglia, fa diventare bella la bella figlia. C'era anche Orazio, scongiuruto, anche nel sogno, sconclusionato, non lo volevano. Io ho puntato le cose, ci ho detto, ma no, ci facciamo fare in mezzo marinaro. No, perché è troppo cotto, non lo faremo anche in mezzo marinaro, perché ce lo diamo come un boccone ai pesci squali. No, poverino. Ma io ho dovuto insistere. Poi c'era il professore, lui non c'era. No. Lui non c'era. Strano. Ma come mai? Non c'era. Come mai, nada. Signor La Rosa? Non c'era. È strano, perché lui c'è sempre. Lui è come il peperoncino che ci entra sempre in delle cose. Che bello essere personaggio dei suoi sogni. È un po' come essere scelti per una fiction. Già. Sì. Lei faceva una bellissima figura. Ah. A me mi piace assai insognarmi. Perché poi mi insogno a colori. Lei aveva lo stesso rossetto che ha ora. Ah, sì? Preciso. Il vestito no, il vestito era diverso. Mi piace così, mi arricrivo proprio, perché quasi, con vostro permesso, mi rimetto a dormire con la speranza che mi insogno di nuovo e magari questa volta arriviamo dell'America, perché l'ho lasciata in mezzo a mare. A chi, a me? Me, della bacca, dove guardavo c'era mare, guardavo là, c'è stato un momento che mi ammareggiai in mezzo a mare, no? Chissà che se mi addormento arriviamo in America. E ho capito, appena arrivo in America, picchia e spunta lui, di dietro uno scoglio, se lo faccio, mi fa, dice, che è venuto a fare, insomma, che l'ho scoperta già io, è capace. Può essere, non lo so, vedremo. Amore,
Vai a prendere la coperta per il signor Litterio, per favore. Sì, mamma. Vediamo se mi posso insognare di nuovo. Lo sa, noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. La sostanza, infatti la canna io me la mangio tu. Le piace questa frase? Che bella frase che ha detto. Com'è? Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Ma che belle... Cioè che... Ma brava, che l'ha scritta lei? Che l'ha scritta? No, purtroppo no. No? No, l'ha scritta una persona molto importante. L'ha scritta lei? No, io la ringrazio, ma questa volta non sono stato io. Una persona molto più importante. Sì. Shakespeare. Che vuol dire? Chi ha detto l'autore, sì. Me lo dovete presentare perché ci devo stringere la mano. Un piacere. E che bella, è troppo bella. Grazie, Violetta. Prego. Noi andiamo. La rosa mi copre lei? Ci penso io, amico mio, come sempre. Buonanotte. Spengo la luce. Grazie, Viola. Si addormenti e faccia sogni sereni. Buonanotte, amico mio. Buonanotte. Buonanotte, signor Litterio. Non è vero. Non è vero che ci si abitua alla fame. Non è vero. Se io facessi il fornaio, vorrei cuocere un pane così grande da sfamare tutta la gente che non ha da mangiare. Un pane più grande del sole, un pane dorato, profumato come le viole. Un pane così verrebbero a mangiarlo da tutte le parti, dall'India e dal Cilì. Verrebbero i poveri, i bambini, i vecchietti e gli uccellini. Sarà una data da studiare a memoria, un giorno senza fame. La data più bella di tutta la storia. Queste belle ed emozionanti riflessioni ci permettono di chiudere nel miglior modo possibile ogni nostra puntata e come sempre sono affidate ad Enrico Guarneri. Grazie Enrico, grazie, complimenti. Grazie, che facciamo, lo svegliamo? No, meglio di no. È anche stanco, ha fatto e detto tante cose, quindi lasciamolo riposare. Anche tante sciocchezze. No, però ci ha fatto divertire e come sempre speriamo che sia arrivato il nostro messaggio nelle vostre case, un messaggio rilassante e divertente e per questo vi diciamo che ci vediamo alla prossima con Enrico Guarneri e Salvo La Rosa. Buonanotte. Litterio è proprio un personaggio unico e insuperabile, diciamo Casulu Iucci Pozzu Cummatteri, ma è sempre un piacere portare nelle vostre case sorrisi e grande divertimento. Sisolo, ti sei divertito? Spero che anche a voi sia piaciuta la puntata. Diciamo che però le avventure del signor Litterio e del signor La Rosa continuano, per cui vi aspettiamo sempre qui, su TGS e su RTP, in compagnia dei supermercati Sisa. Sisolo, tu resti qui perché questo è il tuo regno. Io invece torno a casa e come sempre vi mando un abbraccio forte cu tuttu cori. Ciao Sisolo!